Salve a tutti ragazzi, io sono P5, come vi dissi nel primo video, e oggi siamo su Modern Combat 5. Iniziamo. Ve lo dico con sta faccia scazzata perché adesso ho perso, come vedete, dei trofei. Ho perso non avete idea. Che cazzo sta succedendo qua? Ho perso 49 a 50, cioè la mia squadra era 49, loro erano 49, loro hanno fatto l'ultima kill a noi. Io non ho parole. Veramente, speriamo di vincerla per spezzare il maleficio. Il maleficio sapete cos'è? Se ci fate caso, da quando è iniziato Modern non ho mai vinto una partita, mai! Spero oggi di spezzare appunto il maleficio, se no è un problema, raga, cioè è assurdo. E vi dico una cosa, io prima ho registrato e ho vinto. Il problema è che mi si è registrato tutto quanto, però c'era un piccolo problema, cioè questo. Si vede di merda, vero? Adesso si vede meglio, giusto? È appunto questo il problema. Non avevo acceso la lampada, cioè era proprio destino che quella partita in cui la vincevo, che era 50-35, qualcosa del genere, non si dovesse registrare per call. Cioè, si è registrata ma senza la luce adatta per la facecam. Io non ho parole. E mi sono finalmente comprato, raga, le cuffie. Adesso ve lo faccio vedere. Muori, bastardo, vabbè. Le cuffie dell'Omen, come potete ben vedere, dovrei aver migliorato la qualità audio. Spero, credo. Cioè, non si sente più che sputo nel microfono. E il microfono, nel caso ve lo stesse... Avete visto quanto ha laggato quello? Guardate quanto lagga! Io non sto laggando, guardate la mia connessione. Guardate, lagga un bordello, lagga. Oddio. Vabbè, ho preso le cuffie dell'Omen, vi stavo dicendo. Poi ho fatto delle prove con il microfono alzato, perché qua si può alzare il microfono, cioè potete allargarlo. Però io ho deciso di non allargarlo perché sembra che sputo nel microfono, quindi non mi va bene, cioè si sente malissimo col microfono fuori. Quindi ho deciso di lasciarlo così, perché si sente benissimo così e lo preferisco appunto così. Sto migliorando il canale appunto, sto spendendo un macello di soldi per continuare il canale, per avere una strumentalizzazione da youtuber abbastanza professionale. Speriamo di crescere. Se sapete chi è Mr. Flame, ecco, ho visto che aveva fatto il video di contro la Sabri Gamer e Ciccio Gamer, che comunque avevano un po' insultato, tra virgolette, Blur, quando aveva fatto scoppiare la moda di Gino e tutte quelle balle lì. Alla fine del video ha fatto vedere una specie di link, cioè una specie di informazione sul canale, che adesso non mi ricordo neanche come cazzo si chiamava, di YouTube, che praticamente lui metteva i canali, quelli che meritano tantissimo, che meritano tanto, però fanno poche visualizzazioni e iscritti. E se andate a vedere lì ci sono, dovrei esserci almeno, dovrei esserci anch'io. UP5 è inarrestabile, perfetto. E tipo, mi sono messo lì, quindi se qualcuno vede il mio canale, gli piacciono i miei video, si iscrive. C'è un tizio che ha detto Mr. Flame che praticamente gli ha... aveva 300 iscritti, adesso ne ha tipo una roba tipo 6.000 o qualcosa del genere, perché a tante persone sono piaciuti i suoi contenuti e si sono iscritti in tanti. Questo è un cecchino mancato. Questo non stava proprio giocando, raga. Allora, uso la torretta, la piazzo qua e tra l'altro uso anche l'aereo, che sarebbe l'elicottero, però qua non so perché mi chiamano aereo, forse perché non sono molto studiato. Eccolo lì, quello è il mio aereo, il mio elicottero. Elicottero ricognitore, se possiamo chiamarlo così. Tipo, alcuni miei compagni di classe mi hanno detto che appunto questo gioco è un po' obsoleto e che è meglio Rainbow. Per chi sa che cos'è Rainbow, è una specie di gioco, è un gioco molto simile, molto molto simile a questo. E io sinceramente preferisco questo qui a Rainbow, perché Rainbow innanzitutto devi craccarlo e ti costa un bordello craccarlo, cioè ti pesa un macello craccarlo, comunque ti pesa tantissimo craccarlo di giga, perché la crack ti dovrebbe ti dovrebbe pesare tipo sui 4-5 giga solo la crack. Poi in più c'è anche il gioco. Questo invece no, questo è un free to play tranquillamente che si può trovare, lo potete scaricare tranquillamente, quindi non vedo il perché tutto questo accanimento
su questo gioco, che tra l'altro dicono che è meglio Rainbow di questo, perché questo c'ha una grafica brutta. La grafica brutta, no. La grafica brutta è quella di Minecraft, senza la mod della grafica bella, perché è tutta pixel, tutta quadretti, a quadrati, cioè ed è fatto apposta così. Però io preferisco questo, sinceramente, Rainbow. Anche perché, come è messo Rainbow, c'è tutte le cose di Rainbow, comunque tutte le impostazioni. Ho sentito un'interferenza assurda alle cuffie, non so se l'avete sentita anche voi, comunque, vabbè. C'è poi anche come è impostato il gioco. Io preferisco sinceramente questo qui a Rainbow. Oh, sono opinioni personali, quindi non è che vi devo dare delle spiegazioni del perché mi piaccia questo e non Rainbow. Perché ci ho giocato Rainbow su questo PC, perché è un Omen, quindi si può fare di tutto su questo coso. E appunto non ci vedo il motivo del quale alcuni miei compagni di classe si sono accaniti su questo gioco dicendo che faceva cagare. Giusto perché la casa produttrice Gameloft, che comunque con tanto di cappello, Gameloft è fortissima come casa produttrice. E batte anche Supercell per certi versi. Perché tipo ha fatto Gangster New Orleans, che è una specie di GTA 5 free to play. Un open world fantastico che lo consiglio a tutti perché è molto bello. 50-28, raga, non me ne sono neanche accorto. Vabbè, comunque lasciamo perdere questa situazione. Non vi devo delle spiegazioni perché mi piace questo, non Rainbow. Vabbè. Che cazzo è successo? Ha crashato. No, non ha crashato. A volte succede, raga. Cazzo, sono arrivato quarto. Ancora una posizione, arrivavo terzo. Porca vacca. Oh, più 33 di grado. Ci stiamo avvicinando sempre di più a Lega Platino, raga. Caricatore esteso. Dai, dai che lo vinciamo. Non credo di vincerlo oggi. Io non so se fare un'ultima partita, anzi no, per questi 4 minuti rimanenti, perché siamo a 7 minuti, anzi 3 minuti devono rimanenti, giusto per fare 10 minuti, perché di solito faccio 26 minuti, con gli altri video ho fatto 26 minuti col PC, non se ne incula nessuno, effettivamente ho visto le statistiche, non se ne incula nessuno. 1807, vi voglio far vedere una roba io. Ho delle armi nuove, che sono queste qua. Che non vi farò vedere oggi perché non... praticamente fanno schifo queste armi se non sono maxate. Appunto, in questo periodo adesso ve le maxo e ve le faccio vedere appunto in battaglia. Anche se sinceramente non è che queste cose qua mi facciano impazzire. Guardate quanti MK ci vogliono. MK1, MK2, MK3, MK4, MK5. 5 ce ne vogliono. Oppure vabbè, il pesante che qua dovrebbe essersi sbloccata quasi un'altra arma. No, stavo scherzando. No, era l'altra che si è sbloccata l'arma. Ah, era qua. No, neanche. Forse il lanciagranate. Non lo so che cazzo. Ah, il lanciapatate possiamo potenziarlo. Possiamo potenziare il lanciapatate, ok. Potenziamolo ancora, visto che si può. Va bene. MK2. Si può potenziare ancora? No, basta, allora non lo usiamo. Questo è il pesante, comunque questo qua è l'assalto, adesso poi ci gioco con queste armi qui, ve le maxo un po' e vi faccio vedere poi in un altro video come funzionano queste armi. Vi metto con la mia arma preferita, nel mentre che vi faccio l'outro. E siamo a 8 minuti, non me ne frega un cazzo, io dico l'outro perché mi sono rotto i coglioni, non so più che cazzo dire. Aspettate, prima di fare stronza, no. No, vai via. No, non ci sono più messaggi, aspettate. Entriamo in un clan prima di andarcene. Perché non sono ancora entrato in un clan effettivamente, esatto. Entra. Squadra qua si chiama, vabbè, chi se ne frega. Offline, tutti offline sono qua. Vabbè, comunque bonus. Dai, su. Come si fa a entrare qua? Solo per invite, allora va a cagare. No, solo per invite. Allora sei stronzo. Solo per invito. Allora, facciamo, non creo neanche niente, tanto è inutile usare il clan. Una cosa che non vi avevo fatto vedere, non mi ricordo se l'avevo fatto vedere, comunque la chat globale, qua si può fare di tutto, gruppo. Qua non sono ancora entrato in gruppo, lo stavo per fare però. Lasciamo perdere. Qui come potete vedere si possono fare le battaglie, cioè potete. Qua ci sono le scommesse, qua ci sono. È fantastico comunque per le scommesse online.
per i crediti, io qua ne ho uno, quindi posso scommettere al massimo uno, credo, non so, non ho mai fatto appunto le scommesse, però so che si possono fare. 10 minuti giusti di registrazione. Io direi che possiamo concludere qui il video. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao ciao!